Beh, per esempio abbiamo un problema di siccità, abbiamo un problema di aumento delle temperature, ce ne accorgiamo tutti noi, ecco, i dati ce lo confermano, già nell'immaginario collettivo e nell'ordinario tutti si accorgono che piove di meno e che quando piove, piove in modo molto intenso, troppo intenso, che la temperatura è aumentata, che sono cose che viviamo tutti i giorni, i dati ce lo confermano, siamo nei cambiamenti climatici, siamo nel climate change, questo ci deve far rendere conto ancora di più che bisogna intervenire in modo vigoroso sul climate change. Io vengo da Nairobi, la settimana scorsa ero all'UNEA 4 di Nairobi, dove ho detto che per l'economia circolare abbiamo chiuso una buona negoziazione, secondo me, e si parte finalmente a livello mondiale in modo vigoroso, serio, noi ci siamo già avanzati in questo. Non sono per niente soddisfatto proprio invece per quanto riguarda il contrasto alle plastiche, per quanto riguarda la deforestazione, perché paesi forti del resto del mondo, che non sono quindi l'Italia, non è l'Unione Europea, che invece è arrivata coesa su questi temi, hanno posto il veto. Questo fatto, alla luce dei dati di stamattina, ci dice è un alert importante, ecco. Questo è il mio commento, cioè diamoci da fare, l'Italia comunque va avanti indipendentemente da UNEA, dai negoziati di UNEA, come Unione Europea siamo coesi, l'Italia vuole essere leadership ambientale, l'abbiamo dimostrato in questi mesi di governo e andiamo avanti, assolutamente, su questo noi non deflettiamo.